di tuo padre, e raccontando che dopo questa disgregazione del suo gruppo, Franco Ritano e gli Easy Brothers, Mino riesce ad avere un contratto di 3 mesi inizialmente per la Germania, va ad Hamburgo al nightclub Tabù e qui incontra un gruppo scapestrato, diremmo oggi scalmanato. E infatti questo gruppo si chiama I Silver, magari a qualcuno potrà dire ma chi sono questi Silver? E invece Mino Leitano fu il primo artista italiano a cantare insieme a un gruppo che da lì a pochi anni sarebbe diventato il gruppo più importante della storia musica internazionale, cioè i Beatles. E a fianco a questo grande riconoscimento c'è un riconoscimento stupendo che tratta di Frank Sinatra, il primo artista italiano a fare breccia nel cuore della voce delle voci. E voi immaginate la scena, c'era Sorrisi e Canzoni che fece un concorso e voleva vedere chi era il primo artista italiano a fare breccia nel cuore di Frank Sinatra. Molti inviarono i propri provini, ma nessuno riusciva a colpire Sinatra, finché un giorno Sinatra ascoltò la voce di Mino Reitano, rimase colpito e lo volle subito conoscere. E così Mino insieme ai suoi fratelli salpò oltreoceano. E voi immaginate la scena, Frank Sinatra a pochi metri di distanza. Allora Mino non sapeva l'inglese, era un calabrese, e allora prese la rincorsa, andò da Frank Sinatra e King, the King, e lo abbracciò. Questo per far capire come noi calabresi, anche con pochi mezzi, bene, vero, una frase usata bene, anche con pochi giusto. Mezzi, esatto. Riusciamo sempre a cavarcela. Grande. Questo è l'insegnamento di tuo padre, e anche perché in quel periodo per tuo padre era il tempo delle illusioni, era il tempo delle favole, cara Fiumara, era il tempo dell'amore. E vai!